Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su BitTiros. In questo video volevo, diciamo, togliere una curiosità a tutti quelli che si sono chiesti, che hanno comunque iniziato da poco a giocare, si sono chiesti se sia meglio portare su l'attacco o la velocità. Insomma, con quale rapporto portare su questi due parametri per rendere il nostro personaggio più efficace. Meglio un personaggio con più velocità che ha un po' meno attacco, oppure un personaggio che ha tanto attacco ma poi va a colpire meno volte. La cosa, diciamo, che influenza è che la velocità carica anche l'abilità, quindi attaccando più volte si andrà a caricare più rapidamente l'abilità, che spesso fa più danno. Quindi è meglio tirare un cipicchione più raramente forte, oppure attaccare con meno attacco però caricare continuamente skill che poi vanno a fare più danno. In questo video volevo andare a testare proprio questa cosa, spostando i parametri e facendo un cimento anche due, perché potrebbe cambiare il boss finale, e cambiare questo parametro, passare da più velocità a più attacco, spendendoci qualche risorsa. Per questo ho deciso anche di fare il video. Per farlo proprio bene, li sposterei proprio tutti, quindi vado a mettere anche questo anello, lo sposto da attacco a velocità, anche se magari uno ce lo potremmo lasciare. Però vorrei proprio andare a farlo così, proprio bene, per questo video, dai, ce li uso. E adesso il mio personaggio ha 411, 400 e 800 di velocità, il doppio quasi praticamente, e possiamo andare a vedere con quanta energia finisce il cimento livello 130, perché ho visto che il 130 solitamente, come stavo prima, me ne moriva uno e lo riuscivo a finire. Quindi, mettendo adesso tutta velocità, andiamo a vedere con quanta energia andremo a terminare, energia generale, andremo a terminare il cimento. Tanto, una cosa che si può notare è la frequenza con cui attacca. Allora, dopo aver tirato una lancia, certo, la frequenza è parecchio elevata, però come andiamo a vedere, il colpo effettivamente non toglie molto. Questa lancia ha tolto 810. Ok, è uscito anche questo qui con la spada, che solitamente me ne falcia parecchi. Vediamo un po', diciamo, c'è questo che muore sempre. Vediamo un po' con così tanta velocità e così poco attacco come andremo a concludere, sono molto curioso. Anche perché non ho mai portato la velocità così in alto rispetto all'attacco, non l'avevo mai sbilanciato così tanto. Allora, posso già quasi dire che un risultato così fino non l'avevo mai visto. Quindi, a occhio, avere così tanta velocità rispetto all'attacco non è malvagio, però secondo me non è malvagio in questa situazione tipo cimento, perché poi nei raid, anche attaccando spesso, se il nostro attacco non fa davvero niente, non so fino a che punto. Però nel complesso così ha fatto davvero molti danni. E finora tutti e tre vivi al 30° cimento non me ne sono capitati. Vediamo magari se è stata solo una casualità, ne faccio un altro. Ok, è uscito un altro. Questo è tipo molto più tankoso come boss. Andiamo a vedere come se la cava. Allora, il risultato devo dire è ottimo. Quindi, spostando comunque tutto quanto su velocità rispetto ad attacco, è meglio, è sicuramente meglio di averli uguali. Perché prima, avendo questi due parametri di attacco e velocità quasi identici, non c'era volta in cui qualcuno non morisse in questo cimento 130. Quindi posso già escludere che avere questi due parametri uguali sia una cosa efficace. Secondo me può essere efficace quando si è healer. Perché l'healer conta sia effettivamente che la quantità di cura sia giusta, sia che venga fatta di frequente. Quindi probabilmente il caso dell'healer è l'unico dove è abbastanza producente questa cosa, perché non è improntata tanto sull'andare a colpire i nemici quanto sul curare. Ora, che cosa andiamo a fare? Andiamo a spostare invece tutto d'attacco, tenendo però presente che il mio bonus è tutto quanto spostato sullo speed. Però c'è da dire anche che la mia cavalcatura invece è tutta quanta spostata sull'attacco, quindi potremmo fare forse la stessa cosa. Andiamo a spostare su tutti i parametri, lo faccio per voi, vado a usare un bel po' di materiali per spostare tutti quanti i parametri da velocità d'attacco. Quindi si inizia con la lancia, questo ci costerà 2, diciamo da uno full speed a uno full attacco. Diciamo così, sperando che sia meglio quello attacco, così non devo rispostare tutto. Me lo auguro. Allora, facciamo così. Ok, allora questa è la vita. Riforgio anche il casco.
Tutto d'attacco, ci dovremmo essere, vediamo. 855-350. Quindi adesso è proprio davvero tantissimo attacco e molta meno velocità. Andiamo a vedere qui l'efficacia in cemento livello 130. Go. Allora, la frequenza di attacco, nonostante abbiamo abbassato di parecchio la velocità, praticamente l'abbiamo più che dimezzata, l'attacco non è, diciamo, che non attacca più. Ecco, non è proprio una zanzara, ma in ogni caso, gli attacchi su questo range di nemici non sono proprio pochissimi. Però quello che cambia ovviamente è l'impatto di ogni attacco che va a fare, che come vedete toglie molta più energia di prima. Ok, boss con la spada. Vediamo un po' come va a finire. Prima non è morto nessuno con tutta velocità. Adesso che abbiamo tutto attacco, andiamo a vedere. Tanto devo dire che non attacca mai. Cioè, sembra davvero rispetto a prima. Però toglie un 1700 con la lancia. 1000. Critico 2003. Schiva. Però se quelle poche volte che attacca me lo schiva anche, è terribile. 1500 di critico e anche qui diciamo che non è morto nessuno, quindi grosso modo come prima andiamone a fare un altro per sicurezza, però possiamo già forse grosso modo affermare che spostare tanto ad attacco o tanto a velocità in entrambi i casi non è male, quasi si equivalgono, cioè finora le due situazioni si vanno a equivalere. Quello che cambia ovviamente è lo spot in cui andiamo a usare i nostri personaggi. Cioè, da una parte, per esempio, ho notato che nei raid a volte un nemico rimane con pochissima vita e tocca a me ad attaccare spesso, anche che tolgo poco, non faccio sprecare un attacco potente a uno dei miei altri alleati, perché io attacco spesso, quindi quando rimane un nemico con poca energia è facile che posso andarlo a pizzicare io che attacco di frequente, però poco attacco. Mentre quando hai tanto attacco, è vero il tuo colpo lo vedi di più, ma non attacchi praticamente mai poi in mezzo a nemici veloci. Quindi è tutto un po' da vedere. Certo, la velocità elevata non delude, almeno in questo cimento. Andiamo a completare questo secondo per sicurezza come abbiamo fatto prima. Ma bene o male le energie finali si vanno a equivalere e posso dire che invece con i parametri uguali, categoricamente sempre il secondo schiattava, quindi evidentemente è la situazione un po' peggiore avere attacco e velocità uguali. Quindi quelli ve li posso sconsigliare a priori, come per esempio a questo famiglio che ha proprio attacco e velocità identici, però come configurazione a quanto pare non è buono. Per quanto riguarda il parametro di vita, io lo tengo tra i 400 e i 500 perché ho visto che 500 è abbastanza necessario per non venire letteralmente shottati in raid 4 quando capita il mob, quello composto da due gigante che veramente fa malissimo. Per non venire proprio trucidati da quello, bisogna avere circa 500 di vita e un po' di meno perché sono ancora un po' all'inizio, però andrebbe portato intorno ai 500. Vediamo che siamo quasi alla fine, al 9 di questo ultimo cimento di conferma. Non avevamo neanche mai visto questo boss qui. Andiamo a vedere con quanta energia concludiamo. Iniziamo a soffrire parecchio. Ecco qua che siamo stati già uccisi. Fuori uno, quindi questo boss diciamo che è un po' più aggressive degli altri probabilmente. Vabbè, però con una pozione siamo riusciti a curare qui un fatto che magari avevo poca vita, però con questo boss qui ci abbiamo perso. Quindi nel complesso, visto che uno su due con più attacco l'abbiamo perso, mentre due su due siamo riusciti con più velocità, francamente non saprei che cosa dire? Anche perché il rapporto era diverso, qui avremmo dovuto avere 400 e non 350. Non era proprio uguale a prima. Per quanto mi riguarda, sono sempre rimasto soddisfatto quando ho alzato la velocità. L'attacco, ecco, come in questi casi, vedete, già su due inizio a vedere, ma come? In uno ho perso, erano già tutti mezzi morti. Mentre prima eravamo veramente tutti quanti vivi. Sarà stata colpa della lancia che sono stato shottato? Non lo so. Fatto è che, come avete visto, con velocità sembra un pochino più attiva la situazione, non so come dire. Fate voi, siete fatti, diciamo, un'idea senza magari dover spendere voi stessi un sacco di risorse, perché l'ho fatto io, avete più o meno visto come si comporta spostando tutto quanto d'attacco e anche la frequenza con la quale poi va ad attaccare, mentre invece il tipo di danno che va a fare quando la velocità è altissima sta a voi decidere, perché più o meno alla fine vanno a equivalersi. Se io dovessi
scegliere. Preferirei velocità, non lo so. Mi piace un po' di più il personaggio veloce, magari sarà anche una cosa mia. In ogni caso, se questo video vi è piaciuto, vi è stato utile, in qualunque modo lasciate un bel mi piace, anche un commento, fatemi sapere voi che cosa ne pensate, se avete esperienza in merito, anche perché io non gioco da tantissimo, quindi ogni parere di chi è anche più esperto mi fa molto piacere. Lasciate quindi un bel like se il video non vi è piaciuto, mi dispiace, lasciate un dislike. Io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.